La via Moncucco era una via lunghissima. Qui, tra antiche cascine, prati e rogge ormai dimenticate, vissero tre partigiani che donarono la loro giovane vita per la libertà dell'Italia dall'oppressione nazifascista nelle epiche giornate della Resistenza. Bossi Luigi, Lombardi Attilio e Sturaro Alberi. Mi accorgo che i piedi conoscono la strada, un'altra cascina, la cascina Monte Robbio in via San Paolino 5, e lì su un muro, esposta agli sguardi delle rondini che volano, un'altra lapide consumata dalle intemperie. Abitavano qui cinque nomi, le date di nascita e di morte, cinque partigiani, Giuseppe, Pietro, Angelo, Attilio, Giuseppe, che alla causa della libertà fecero generoso dono della vita. I rumori della città mi sembrano lontani, passo il quartiere Sant'Ambrogio e poi il quartiere Teramo. Entro in piazzale donne partigiane, qualcuna non c'è più, qualcuna ancora come un uccellino sul finire del giorno, sta nel nido a guardare il sole tramontare. Poi i primi prati, i fossi, le abitazioni sono alle spalle, sono a Mulino Doppio, via Bardolino 30. Doppio mulino del 1589, poi Filanda, poi ospedale militare ed infine caseggiato di ringhiera. Sono davanti ad una lapide. Qui abitò Taglietti Renato, che alla causa della libertà offerse la giovane vita, 26 aprile 45. Renato, innamorato di quella ragazzina mora di Lodi Vecchio, Renato il più giovane, il più piccolo, sempre via da casa, sempre di corsa, sempre che rideva e sognava amore e libertà. Ora lì, sul tavolo della cucina, è un buco in fronte, nero come le loro maledette camicie. E questo fine aprile di gioia vedrà altre lacrime e altro dolore. Via Lagodinemi 4, qui dimorò Ettore Satta, che fece l'olocausto della vita alla causa della libertà, 27 aprile 45. In questo caseggiato si conoscono, si amano e poi si sposano due ragazzi come tanti, Ettore e Bianca. Ettore viene catturato in combattimento, la solita trafila di botte e torture, San Vittore e poi il treno alla stazione centrale, binario 21, partenza per i campi di concentramento. Bianca non si dà pace e riesce a sapere che Ettore è in stazione centrale. Vuoi stare con il tuo uomo? Pronti, vai pure. Una risata sguaiata e una donna precipita nell'orrore. Ma almeno lì c'è Ettore. Giorni e giorni di viaggio, ma i bombardamenti degli anglo-americani fanno saltare la locomotiva. I vagoni di legno si schiantano, la fuga nel buio e nel terrore. A Milano arrivano stremati, si mette in moto la solidarietà segreta delle case popolari. Il 27 aprile Ettore muore presso lo stabilimento Fium di Viale Cassala 47. A Milano si grida di gioia, sta ritornando la libertà, ma Bianca grida di dolore. Bianca ci ha lasciato il 27 febbraio 2012. Sull'angolo tra Via Ovada e Via Voltri una lapide piccolina, le parole quasi non si leggono. Graziano Arrighini, 16 novembre 44, martire della libertà. Su molte lapidi le date di novembre 44 come date di morte. Furono notti di assassini programmati. Viale Faenza 3, un altro nome e un'altra storia importante per Milano. Andrea Esposito, arrestato il 31 luglio in casa insieme al figlio Eugenio. Fucilato a Piazzale Loreto il 10 agosto del 1944, uno dei 15. Sostieni anche tu su bcrowdy.it il progetto di stampa del libro Libertà tra i navigli, la resistenza in Barona, Lorenteggio, Giambellino, Porta Genova, Milano, nel coordinamento Ampi Zona 6. Un pezzo di storia di Milano, un pezzo di storia d'Italia, un pezzo della tua storia.